Siamo con il presidente dell'associazione che ha organizzato questa manifestazione, Pino Manso. Allora, Pino Manso, questa corsa non porta più il nome di 12 ore notturna, perché? Allora, non porta più il nome di 12 ore notturna perché a gennaio ci siamo riuniti e abbiamo fondato la SD Regolaristi Campobellesi, Club Nino Buffa, per onorare la memoria del fondatore della 12 ore notturna. E quindi questa è una gara tutta nostra che appartiene al club Nino Buffa, per cui non ha niente a che dividere con la 12 ore notturna di allora. Così come c'è il trofeo Cave di Cusa che appartiene alla scuderia Cave di Cusa, questa è una gara tutta del club Nino Buffa. La manifestazione qui è molto sentita perché non c'è una famiglia campobellese che non ha avuto o un pilota o un navigatore sin dal 1962 che ha partecipato a questa gara, a questo evento. Si prevede un'affluenza di pubblico, specialmente alla partenza, notevole, perché siamo al 22 agosto. La gara incomincia il 21 con le verifiche di mattina, il 22 verifica, il 21 sera c'è il warm up. Il 22 pomeriggio la seconda fase di verifiche tecniche e sportive, e il 20, alle ore 20 in punto, credo 20 e 30, c'è la partenza per l'arrivo l'indomani mattina, che a termine della gara, quella ufficiale che terminerà a Torretta Granitola, c'è un trofeo qui a Tre Fontane, intitolato Trofeo Città di Campobello di Mazara. Quindi auguriamo a tutti i concorrenti, al pubblico, un buon divertimento e speriamo che tutto vada per il meglio come è andato. A Campobello di Mazara ritorna la corsa, la mitica 30ª edizione dedicata a Nino Buffa. Siamo con il vicepresidente dell'Associazione Regolaristi Campobellesi. Allora, come si appresta Campobello a rivivere questa manifestazione? La corsa per Campobello è una mitica che ritorna dopo tanti anni in onore sempre del famoso dottor Nino Buffa. Noi quest'anno abbiamo creato un club apposito per fare la 30ª targa in memoria della sua morte. E per Campobello è forse l'emblema di tutto, perché Campobello è conosciuto anche e specialmente per la corsa, perché i regolaristi campobellesi che partecipano al campionato nazionale ne abbiamo tantissimi, tant'è vero che tutt'oggi c'è un campionato in corso dove abbiamo delle persone come Margiotta, Passanante e tanti altri che stanno svolgendo dei campionati. Abbiamo anche delle personalità che sono state già come Giovanni Moceri, per esempio, o pilota ufficiale Alfa, Nino Margiotta come pilota ufficiale Volvo. Quindi penso che sia per Campobello un prestigio la mitica corsa. Siamo con Peppe Rovere, responsabile di percorso. Allora, come è strutturato il tracciato che vedrà impegnati i piloti? Quest'anno sarà molto molto interessante e un po' molto diversa rispetto agli altri anni, perché abbiamo creato una situazione un po' intrigante per quanto riguarda i partecipanti. Avremo circa 50 partecipanti, come dicevo poco fa. Abbiamo, a differenza degli altri anni, tre prove a Campobello di Mazara molto impegnative, perché passeranno tutte il minuto, quindi saranno molto intriganti e molto divertenti per chi avrà la fortuna di partecipare a questo evento, che fra l'altro le iscrizioni sono ancora aperte, quindi chi vuole può ancora partecipare. Abbiamo una prova in più rispetto all'anno scorso. Si parte dalla piazza di Tre Fontane con 25 metri dopo la partenza subito quattro settori, quindi la prima prova è subito lì. Da qui poi si sposteranno proprio qua al Mona Lisa Lido per fare un controllo a timbro e si riparte per l'anfiteatro, sempre qua a Tre Fontane, una prova molto interessante che è quella. Subito dopo si salirà a Campobello di Mazara, al Geometra, al bar Buenavista, dove ci sarà un controllo orario che poi li porterà direttamente in via mare per poi fare la piazza di Campobello di Mazara. Finita lì si fa un giro un po' particolare, si arriva al cimitero di Campobello di Mazara, dove costeggiandolo poi si arriva nella via per iniziare la prova
di via Calatafimi, appunto. Da lì si scende verso via Roma, che è la strada della Torre dell'Orologio, dove c'è un'altra prova molto intrigante. Ricordo che tutte le prove sono sopra il minuto, quelle di Campobello di Mazara. Finita la prova della Torre dell'Orologio, poi si va giù per Torretta Granitola. Si fa la prova lì a Torretta Granitola, zona Tonnara, dove lì comunque tra il secondo e il quarto giro faremo, anche lì c'è un controllo orario. Tra il secondo e il quarto giro c'è una pausa di ristoro e poi si arriverà a Tre Fontane per iniziare il nuovo giro. È sempre un'emozione parlare di corsa, di regolarità, di Torganino Buffa. È qualcosa che ha accompagnato la nostra storia personale, la storia di Campobello di Mazara. È un binomio che non può essere scisso, regolarità Campobello di Mazara. Quindi come amministrazione siamo vicini a tutto quello che riguarda lo sport, ma specialmente lo sport sano, e questo è sicuramente una gara che parla di sport, sport che viene vissuto in maniera particolare in tutta Italia, perché quando è qualcosa che fa parte del DNA dei campobellesi, infatti fuori dalla Sicilia, in tutte le parti, i campobellesi sono temuti, perché sono veramente in gamba e quindi riescono a far paura, perché quando si partecipa a un campobellese è quasi sicura la vittoria. Quindi auspichiamo che questa sia una bella gara e in bocca al lupo agli organizzatori. Siamo con Giuseppe Curabba, proprietario di un'azienda specializzata nella produzione di olive, da Castelvetrano a Campobello per sponsorizzare la 30ª targa Nino Buffa. Perché la scelta di diventare main sponsor della 30ª targa Nino Buffa? Intanto la scelta è stata studiata, nel senso, perché io mi sento campobellese, venivo a scuola qua. Tra le altre cose, noi siamo un'azienda che tratta olive e Campobello ha questa possibilità importante, e quindi noi ci dobbiamo amalgamare sul tessuto campobellese, che io sono onorato a poter starci, e nello stesso tempo è una gara che non aveva uno sponsor, non aveva avuto la possibilità, e io mi sono sentito onorato di poter fare questo tipo di operazione, sperando che vada bene per tutti. Il presidente del gruppo, Giuseppe Curabba, ha accettato veramente di buon grado questa proposta di rilanciare questa iniziativa, che sa molto di storia, perché questa targa è veramente da tanti anni, ce la ricordiamo noi giovani quando appunto vedevamo queste macchine girare per le strade della Valle del Belice. Il presidente Curabba ha deciso di dare sostegno a questa iniziativa, non fosse altro perché appunto Campobello è un'altra delle capitali della Nocellara, del settore anche olivicolo, e per dare un segnale che parte proprio dallo sport, proprio che vuole significare che questo territorio ha necessità di dare giusti impulsi ad iniziative che dimostrano la qualità e lo spessore anche imprenditoriale di tutto il Belice. Lo stesso nome del fondatore, Nino Buffa, una targa dedicata al tuo mitico nonno. Che sensazione si prova a portare il nome di una persona così importante per Campobello e per questa manifestazione, per l'automobilismo di Campobello? Sfortunatamente non ho avuto la possibilità di conoscere mio nonno. Rivivo il suo decorso, la sua amministrazione comunale per 5 anni tramite i racconti della gente. Sono sempre dei racconti fantastici. Mi dispiace veramente non essere riuscito a conoscerlo. E poi la sua creatura ha portato Campobello allo splendore. È una bellissima manifestazione al cuore di tutti i campobellesi. Proprio ai campobellesi e a tutti i turisti, cosa vuoi dire in vista di questa importante manifestazione? Di essere più numerosi possibile e che vinca il migliore la gara. Qual è l'importanza della targa Nino Buffa? Ma penso che coglie un duplice effetto: uno, di fare ritornare la regolarità in provincia di Trapani e nella terra di Sicilia, che è l'alveo naturale della regolarità italiana; l'altra, sempre per ricordare quella persona che l'ha ideata. Quindi per questi, diciamo, buoni propositi, l'ACI è presente come per tutte le altre manifestazioni motoristiche. Che manifestazione sarà la 30ª edizione della targa Nino Buffa? Penso una bella manifestazione, come tutte le regolarità che fino ad oggi si sono svolte a Campobello di Mazara, città abbastanza conosciuta e rinomata per questo tipo di competizione. Per ora sportivamente, come ACI,
abbiamo constatato che tutto sta funzionando perfettamente e speriamo in una buona riuscita. La Cronocusa è un'associazione che si occupa di cronometraggio e è affiliata alla Federazione dei Cronometristi. Per noi questa è un'associazione all'occhiello della nostra associazione, tanto è vero che l'associazione nasce circa 30 anni fa, il prossimo anno è compiuto 30 anni, proprio per cronometrare questa manifestazione. Una volontà di alcuni campobellesi hanno dato vita a questa associazione Cronocusa proprio per il cronometraggio di questa manifestazione, che è il fiore all'occhiello. Ci distinguiamo in tutta Italia per la regolarità e affrontiamo sempre la gara con il massimo impegno, visto che tutta la gara è una gara di regolarità ma di precisione, per cui la precisione del cronometraggio è d'obbligo. Il ritorno della targa Nino Buffa e anche il ritorno di Enzo Evola, storico concorrente della manifestazione automobilistica, che corsa prevede? Allora, io vorrei fare un piccolo excursus. Io conosco la 12 ore da quando, ancora con i pantaloncini corti, li vedevo passare di notte, 3-4 persone, ed era una cosa bellissima, era una scampagnata e invidiavo chi le faceva. Poi nel tempo sono cresciuto e ne ho fatte diverse. Oggi mi ritrovo prossimo sabato a partecipare con 36-37 anni di ruggine sulle spalle. Per quanto riguarda la corsa sarà molto impegnativa, perché abbiamo una montagna di settori, per cui vinca il migliore. Tra i partecipanti più attesi della 30ª edizione della targa Nino Buffa, anche Nino Margiotta, pilota Volvo. Allora, che corsa prevedi questa manifestazione? Ma come sempre la targa Nino Buffa, 12 ore in notturna, è sempre una gara molto ma molto impegnativa, cioè dove non è tanto l'essere precisi ma bensì di mantenere la concentrazione per una durata così importante. Sicuramente, come tutti gli anni, come sempre è stato, sarà una gara impegnativa, importante, prevedo che confermeremo quello che è sempre stata questa gara.